La vicenda giunta a un punto di non ritorno. La vicenda Vinils Gita è ormai arrivata a un punto di non ritorno e quindi le nostre posizioni sono ormai diventate ultimative. E quanto fanno sapere in una nota le segreterie territoriali dei sindacati di categoria Fichtem, CGL, Femca, CISL e Wilcem, WIL. I sindacati hanno spiegato in 4 punti la loro posizione. Non accetteremo, si legge nel comunicato, che di Vinils Italia si faccia uno spezzatino, garantendo alcuni a danno di altri per logiche industriali che non condividiamo e che non hanno giustificazione. Le trattative e gli incontri che si fanno ancora oggi non possono vedere esclusi il sindacato territoriale e i lavoratori di Venezia. E per questa sera il ministro ha convocato nella sede di Roma del Ministero dello Sviluppo Economico tutti i sindacati. Per Bertone soluzione non è copia altri accordi. Su Bertone c'è solo da dire che si continui la trattativa e si trovi una soluzione positiva, ma questa soluzione non può essere la copia degli altri accordi. Lo ha detto oggi la segretaria generale della CGIL Susanna Camusso parlando della fabbrica torinese in cui la maggioranza sindacale è degli iscritti FIOM. Intanto si è concluso l'incontro al Lingotto di Torino tra il responsabile delle relazioni industriali Fiat Paolo Rebaudengo e una delegazione di lavoratori della ex Bertone e oggi Officine Automobilistiche Grugliasco. I lavoratori hanno consegnato una lettera con la quale si invita l'amministratore delegato della Fiat Sergio Marchionne a recarsi in fabbrica per discutere del piano di rilancio della ex Bertone. L'incontro è durato poco più di 1 ora e mezza. Abbiamo consegnato la lettera, ha spiegato Pino Viola, RSU FIOM, al termine dell'incontro, e abbiamo spiegato lo spirito dell'iniziativa. Si tratta di una lettera sottoscritta da circa 400 lavoratori. Meno tasse sul lavoro, tassare i patrimoni. Occorre un colpo d'ala. Bisogna riprendere con decisione il percorso della crescita producendo un nuovo clima di responsabilità e di fiducia collettiva. Lo ha detto oggi il presidente di Legacoop Giuliano Poletti nella relazione introduttiva ai lavori del 38° congresso nazionale di Legacoop che si è aperto a Roma alla presenza di 650 delegati provenienti da tutto il paese. Occorre pensare a una politica fiscale, ha detto Poletti, che preveda meno tasse sul lavoro e sulle imprese che reinvestono gli utili per lo sviluppo e più tasse sulle rendite e sui patrimoni oggi esistenti. Alla base della nuova stagione della crescita bisogna mettere, ha sottolineato il presidente di Legacoop, la valorizzazione della persona umana, la condivisione di valori, il rafforzamento della società solidale. Nella crisi europea, oltre che nel nostro paese, viene messo in discussione il modello del welfare e questo pesa in rapporto all'aumento della popolazione anziana. I tagli in materia di non autosufficienza stanno rovinando le famiglie. Lo ha detto oggi il segretario generale della CGIL Susanna Camusso, intervenuta a Quarto d'Altino in provincia di Venezia, al congresso FERPA, European Federation Retired Older People, riunito per la campagna sulla non autosufficienza. Va tenuto presente, ha sottolineato la leader della CGIL, che un ragionamento va fatto sempre anche in rapporto ai giovani e non in contrapposizione con loro. Del resto il tema della non autosufficienza non riguarda soltanto gli anziani, anche se è vero che cresce con l'età ed è un problema, ha spiegato Susanna Camusso, che pesa soprattutto sulle donne e che incide sul rapporto tra uomo e donna nelle famiglie.